La situazione dell'amministrazione comunale di Ancona è preoccupante. Sono ormai passati poco più di 100 giorni da quando Fiorello Gramillano è stato eletto nuovo sindaco della città e non si fa altro che parlare della crisi politica interna. Uno dei fatti gravi di questa amministrazione è che è un'amministrazione che non si confronta nemmeno con il Consiglio Comunale, perché non ci sono delibere che riguardano la città, che riguardano la risoluzione dei problemi. A leggere i giornali sembra molto negativo, credo invece che sia un bilancio positivo, legato soprattutto al fatto che abbiamo avuto una partenza d'handicap. L'amministrazione precedente era ferma da diversi mesi e questo ha significato che abbiamo dovuto rimuovere parecchie inerzie. La giunta sta perdendo i pezzi dopo le dimissioni dell'assessore Belligoni, ora quelle della Panzini, generate dalle forti pressioni dell'opposizione che l'avevano accusata di conflitto di interessi. Noi non abbiamo attaccato la Panzini in quanto professionista che aveva tutti i titoli per poter ricoprire quel ruolo di responsabilità che è un assessorato. Noi abbiamo attaccato un sistema di potere, un sistema di consulenze, di incarichi. Io ho fatto il possibile, la maggioranza ha fatto il possibile votando a favore in consiglio. Abbiamo provato a farla rimanere, ma i problemi a cui lei è stata sottoposta, soprattutto alla pressione mediatica, ha fatto sì che non riuscisse a sopportare appunto questa pressione e quindi ha preferito andare. L'opposizione chiede per questo le dimissioni. Il sindaco ammette gli errori ma è pronto a portare avanti i suoi obiettivi. Pensiamo che Gramillano sia una persona onesta e intelligente e ci auguriamo che sia conseguente e prenda atto che le condizioni attualmente non ci sono più per andare avanti. Il grande errore: non ho fatto mai il sindaco, è la prima volta che faccio il sindaco e quindi come tale pago lo scotto della prima esperienza. Sicuramente la città si accorgerà di più e meglio di quanto stiamo facendo nel momento in cui vedranno buche e marciapiedi riparati e la questione della sicurezza con la collaborazione molto stretta del prefetto.